Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del Giunco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, lunedì 24 maggio 2021. In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 245 su 8.558 test, di cui 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,86%, che corrisponde al 7,5% sulle prime diagnosi, un dato in crescita rispetto ai giorni scorsi, anche se il dato assoluto sui nuovi positivi è molto al di sotto della soglia dei 300 casi giornalieri. Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi sono stati 16, di questi 15 solo nel comune capoluogo. All'ospedale Misericordia scendono ancora i ricoveri, adesso sono 33, 24 nel reparto di degenza Covid e 9 in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 39.312 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 72.350 le prime dosi somministrate. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.886.819 dosi. Rimaniamo in tema vaccini, perché ieri per la prima volta in provincia di Grosseto è stata organizzata una open night per il vaccino al Lab Multisala. Dalle 20 alle 23 sono state messe a disposizione 300 dosi di AstraZeneca per gli over 60, una serata di vaccinazione libera anche senza prenotazione. Sentiamo il commento di Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso, Società della Salute di Grosseto. L'operazione Open Day, come si dice, come dicono, è il modo di raggiungere più persone e di fare più vaccini possibili. Normalmente il Presidente lo fa quando c'è in abbondanza alcuni vaccini. Ci sono stati dei rifiuti da parte delle persone che volevano AstraZeneca e quindi c'è una necessità di la possibilità di iniettare più vaccini a AstraZeneca. Maremma in diretta, stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini in diretta sulla pagina Facebook del Giunco.net, una nuova puntata dedicata a Massa Marittima, città del balestro, e alle attività dei terzieri legati proprio a questa importante manifestazione storica e tradizionale di Massa Marittima. Per questa edizione del podcast è tutto, vi ricordiamo di seguire tutte le notizie del nostro quotidiano su www.ilgiunco.net e potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail redazione@ilgiunco.net o al canale WhatsApp 334 52 12 000. Per ilgiunco.net, Daniele Reale.